Allora, eccomi qua con un altro nuovo video prodotti finiti MTS e niente. Allora, qual è la vostra pronta? Ce ne sono pochi, però pazienza, me ne ho messo tanti perché ne ho finito veramente pochi. Faccio fatica ultimamente a finire i prodotti skincare e non solo, e quindi ho detto perché non fare un video dei prodotti finiti beauty. Quindi mio avviso già non c'è make-up, c'è solamente hair care e skin care, appunto corpo e capelli. No, più corpo che capelli, vabbè, capelli c'è, non lo so cosa c'è, però vediamo. Allora, niente, dunque. Cominciamo con meglio. Come skin care tiro fuori questo prodotto qui della Garnier, questo, che è destra buono. Ed è a micellare tutto in uno. Pelli sensibili, per pelli sensibili, scusate, detergente idrata, strucca più strucca, viso e occhi senza risciacquo, senza profumo, ipoallergenica, senza residui. Dermatologicamente, olfatologicamente testata. E niente, dunque, nuova formula Garnier Skin Active. E niente, questo qua è un formato a 400 ml di prodotto. Non so cosa voi possiate vedere dal video, ma questo è il formato di Garnier, ovvero della Micellare 400 ml. Ve la costo pure, ma non credo che si vedrà granché. E niente, allora questo ci faccio un dischetto o più dischetti struccanti, lo appoggio sul viso, ovviamente va aiutato il dischetto perché sennò non ti rimuove una mazza, ti parlo del trucco ovviamente. Ma certo che sì, quindi fate così, mettete un pochettino sul dischetto, lo appoggiate sul vostro occhio e aspettate qualche minuto in più che rimuova tutta la traccia di trucco, tutto il trucco che avete acceso sugli occhi. Poi ne mettono tra poco qua sotto, sulla rima inferiore dell'occhio, e fino a rimuovere tutto l'eccesso sia di mascara che di ombretto. Stessa cosa, vado a rimettere un altro po' di questo a micellare. Sempre qua sul viso, tutto sul viso a rimuovere sia il fondotinta che il correttore o quant'altro vi sia sopra depositato sul mio viso, e per poi dopo andare a risciacquare. Allora, come mi ci trovo con questa micellare? Benissimo, non brucia, non irrita, non fa nulla, tutto ciò è, direi che è molto molto buona e aiuta a struccare tantissimo. Quindi se voi la trovate, non lo so, da Tigotà o che sia con sapone, o non lo so se c'è anche da Sephora, o vabbè, da qui in Sardegna non c'è, acqua, sapone in profumi, scusate, no, stavo dicendo di nuovo acqua e sapone, no, sapone in profumi, oppure al Lidl, vabbè, anche lì ci dovrebbe essere questa, non lo so, non ne ho idea, però vabbè. E poi niente, un'altra. Cos'è questo? Latte detergente micellare minerale della Vichy. Anche questa mi è strapiaciuta, però ovviamente il tappo è andato a farsi friggere, credo. Ma aspettate, no. Ah, no, si chiude. Ok, vabbè, comunque questo è finito. Ce n'era un flacone. Era un flacone, io non so più parlare. Era un flacone da 200 ml di prodotto. Come potete vedere, non so cosa voi possiate percepire dal video. Ecco qua. Era per pelli secche, viso e occhi senza risciacquo. Bugie, perché io risciacquo sempre perché non mi trovo a stare senza risciacquare. Questa era appunto per Vichy, della Vichy. Non era male, non era malaccio per niente, era molto buona. Idrata e dona comfort. Idrata e dona comfort? Sì. Diciamo di sì, perché era molto, anzi è molto buona Vichy, perché è il mio marchio, non dico preferito, ma quasi. Ce ne sono altri marchi, però anche questo, scusate un po' la gola, non era male per niente, era veramente, non dico solo top, però mi ha aiutato tantissimo per struccarmi, lavare il viso, eccetera, e anche per rimuovere le impurità del mio viso. Non dico qualche sacca di impurità perché non ho una grave, come si
si può dire acne sul viso, quindi anzi credo di non avercela mai avuta, tranne quando mangio salsiccia e altre cose strane, tipo la cioccolata e cose così. Quando mangio salame e cioccolato si salve chi può, mi si riempie tutta questa parte, non dico tutto, ma qualcosa, qualche brufoletto amico mio viene a trovarmi, però vabbè, dettagli e niente. Quindi questo è Pure Thermal Mineral Water. Allora, io c'ho il booster, ovvero sarebbe quell'acqua minerale Mineral Water 89, che tra l'altro ho sentito dire che piace molto anche a Giulia Cova. Sì, esatto, Giulia Cova si è trovata molto bene, non so se con questo o col booster Mineral 89, mi pare che sia quell'altro. Sì, questo anche questo non è male per niente, mi è piaciuto, dai. Non è così male, dai. Io all'inizio ero un po' titubante perché questo me l'ha consigliato una delle farmaciste in cui vado qui nella farmacia qua vicino a casa mia, perché c'è due parafarmacie nel corso di Palau, mentre vicino a casa mia c'è proprio un'altra farmacia che vi ho detto in un altro video di Nicolai. Questa me l'ha consigliata una che c'è in farmacia, una signora, adesso non mi ricordo, però una. E ero titubante a comprarla, invece era molto buona ed è buona, ve la consiglio se la vedete in farmacia. Vi ribadisco il Pau e di il Pau che Pau il flacone è da 200 ml prodotto per un Pau di 6 mesi, fenomenale. Poi vorrei per dire la stessa cosa, comunque niente. Come altra skincare ho terminato il Vichy acqua termale gel creme, vabbè, a questa l'ho ricomprata perché mi sono trovata benissimo, anzi il profumo non è malaccio per niente. Perché dico malaccio? Quante volte l'avrò detto? Non lo so, però vabbè. E niente, profumo sa di, non lo so di cosa sa perché non ne ho idea, però ha un profumo delicato, no, non unge, non appiccica e soprattutto non mi fa sudare la pelle, non è troppo corposa, questo volevo dire, non è troppo corposa come crema. Ah, c'era un troppo, vabbè, no comment. Ciao, e niente, e questa era la crema che utilizzo quasi tutte le sere, sia notte che giorno. E come ci trovo? Bene, non è male per niente. Poi sono 50 ml di prodotto per un pau vie di 12 mesi, tanto l'ho finita in non so quanto tempo. Poi ho terminato questo deodorante, perché gli altri che incomincio e poi finisco, cosa succede? Mi irritano le ascelle, chissà per quale motivo mi irritano le ascelle. Quindi ho detto non sarà ora di cambiare deodorante, perché oltre che quando sudo eccessivamente non faccio un bell'odore, e vabbè, no comment, quello non si discute, basta lavarsi e passa la paura. Però quando uso un deodorante che non fa al caso mio, cosa succede? Mi irrita le ascelle. Quando vado a fare la ceretta dall'estetista sento un male cane che non vi dico. Ho provato il Dove è ottimale, ragazzi, ottimo, provatelo, perché lo so, non è per tutte. Lo so che voi direte, ma questo Dove così e colà. Lo so. Non è da tutte, ma se lo proverete, chi ha le ascelle delicate come le mie può capire che questo qua è veramente molto buono. E quante ve ne? Aspettate un attimo. 40 ml di prodotto per, aspettate un attimo, 24 mesi di pau, può essere? Sì, 24 mesi, se non ho visto male io. 24 mesi. Per 40 ml, molto molto buono, sì, non mi irrita, anzi le profumo ancora di più, perché se non c'è profumo che senso ha prendere senza gioia? Vabbè che c'è quello della Avène che sta di là nella mia scrivania, ma io preferisco questo perché profuma, non mi pizzica le ascelle, non me le irrita, nulla di nulla, anzi me le fa rimanere belle profumate per tutto il giorno. E questo che io cerco, da un buon deodorante che non mi irriti le ascelle, soprattutto quando vado a farmi la ceretta. È top, vabbè, quando vado a fare la ceretta, buonanotte, mi metto di là
l'olio o la crema post crema sia a posto. Comunque questo è straconsigliato, è buono e basta e non mi irrita, punto. Quante volte ho detto la stessa cosa? Non lo so, cioè è buono, però vabbè, niente. Poi per capelli e poi finiamo col corpo e ho finito. Allora, L'Oreal Elvive, olio straordinario, sublime per capello, con olio di fiori preziosi, occhi, tocco vellutato, vitalità e lucentezza per capelli secchi e anche spinti, come i miei d'altronde, che il mio capello afro, non so se si è notato al tutti i video che ho fatto in questi anni, per chi fosse nuovo del canale, sì, ho capelli afro, voi direte ma sei africana? Cioè, questo commento qua io non lo trovo fuori luogo tante volte, molti mi... Vabbè, lo so, lo devo lasciare vedere i commenti fuori luogo. Comunque, a parte questo, no, non sono africana. Se mi chiedete se sono africana, non lo sono. Sono italo-americana, ma sono italianissimo, ok? Punto lì. E niente, comunque, a parte questa polemica stelle che ho fatto, ma ci vo, quando ci vo, ci vo. Comunque, questo qua lo utilizzo sui miei capelli. Non dico solo da asciutti, ma in primis da bagnati, perché almeno così non mi fa. Non mi toglie tutta la secchezza. Cioè, finché non mi toglie tutta la secchezza va benissimo, perché ho i capelli secchi e spinti, quindi questa mi aiuta tantissimo. Ma si vede da qua, non so perché ho lasciato la finestra aperta. Ho aperto la finestra e vorrei capire se mi vedete. Se vedete bene i prodotti, spero di sì. Comunque, niente, questo è l'olio che mi sta aiutando tantissimo per quanto riguarda la secchezza dei miei capelli e la, appunto, la rete che hanno i capelli. E questo ce n'è 100 ml di prodotto per quanto? 18 mesi di PAO, ok, dall'apertura della scadenza del prodotto. Che dire, niente, questo è il Vive, è L'Oreal, bravissimo, buonissimo e mi piace un botto, quindi top, ve lo consiglio perché è buono, è nulla, mi distrugge i capelli, mi toglie i nodi, mi toglie i nodi, poi che altro dire? Basta, me li rende belle morbide e lucidi, tutto lì, punto. Poi finiamo con un altro perché sono riuscito un mese, cavolo, ho più anni, video lunghissimo, una quaresima e meglio anche no. Vidal, come Vidal, se avete già visto lo spoiler di cosa vi stiamo facendo vedere. Sensual Touch, Vidal, certificante camellia e ambra, sì. Allora, questo perché sia cruelty free, come si dice cruelty free? Non so come dirlo, però vabbè, dettagli. Questo è un bagno doccia al camellia ambra, appunto. Com'era? Buonissimo. Mi ha fatto un po' seccare la pelle, devo dire la verità. Però le mani, non dico il corpo, ma le mani sì, tanto col corpo non c'è storia che tenga perché tanto mette la crema, quindi vabbè. Ma per quanto riguarda invece le mani, quando vado a lavare, perché io travaso questo tipo di bagno doccia dentro al portasapone, non so se ve l'ho detto qualche volta, ma è così. Travaso questo dentro al portasapone. Cosa faccio quando vado a lavare le mani? Me le risciacquo, me le asciugo e mi si seccano. Non so perché ho le mani un po' strane, lo spongo, ne ho idea. Però intanto quando vado a, come si dice, a mettere il sapone sulle mani, mi si inaridiscono, non capisco il motivo, però vabbè. E niente, questo bagno doccia che c'è una promozione paradisiaca, ragazzi, non so perché, molto buono, sì. E niente, questo è un flacone da 500 ml di prodotto, vedete? Ed è stra buono, non so voi, ma a me questo deodorante, sì, ciao. Questo Vidal bagno doccia, adoro perché è veramente profumato e fresco e soprattutto, vabbè, non commento che fa seccare le mani, però che me ne frega, è importante che mi pulisce bene e mi fa profumare le mani e il corpo, ok?
A parte questo, mi raccomando, non c'è bisogno, ve lo dico io, ma mettete sempre la crema, ok? La crema corpo, ma anche quella a mani. Bene. Niente, ragazzi, questo era tutto. Fatemi sapere cosa vi è piaciuto, cosa avete provato dei prodotti che utilizzo io, se provate, se avete mai provato i prodotti che utilizzo io, di solito, attualmente, ovviamente, o se ovviamente utilizzate altri prodotti quasi simili ai miei. E che altro dirvi? Niente, ragazzi, questo era tutto e noi ci si becca a un prossimo video. Ciao! Ah, mi raccomando, siate clementi, non ho nulla da dire, però se qualche prodotto a voi non vi fate impazzire, ditemelo, perché o ditemi cosa posso fare per queste mani ruvide che ho. Vabbè, la crema mani la metto, ma c'è una crema mani che poi fa sta scemando perché questa crema mani non è il massimo, forse meglio che ne metto una più buona. Consigliatemi qualche crema buona e se no non lo so. Ciao, a presto.